Giuda, ti ho cercato senza trovarti. Sono un paio di giorni che non ti si vede col maestro. Dove sei stato? Avevo bisogno di riflettere. Per poter decidere cosa fare. Sembravi sicurissimo del fatto tuo. Una volta sì. Ma non più ora. Mi sento confuso. Sai, io pensavo che l'azione, in politica intendo, risolvesse ogni cosa. Pensavo che bastasse avere le idee chiare e agire con chiarezza. Ho paura che il maestro non sia d'accordo con me. A lui non servono le mie idee. Lui dice che il cuore è più importante. E forse ha ragione. Si è inaridito il mio cuore. Sono ancora disposto ad essere suo discepolo. Farei meglio tornarmene a casa. Giuda, non devi mentire a te stesso. La verità è che nel tuo cuore tu non credi più che questo Gesù di Nazareth sia il Messia. C'è solo un modo per conoscere la verità. Lo sapevi già la prima volta che sei venuto a cercarmi. Che Gesù di Nazareth provi chi è realmente, in presenza del Sinedrio. È troppo tardi. Non accetterebbe mai. Perché? Ci sono molti autorevoli anziani del Sinedrio che ammirano Gesù. Verrà giudicato con equità. Se Gesù è il Messia, Dio non lo abbandonerà. Se invece non lo è, allora avrai aiutato a salvare Israele dall'ennesimo falso profeta. Giuda tradisce per 30 monete d'argento, inizia la passione del Signore. Nella prima lettura della liturgia odierna, il profeta Isaia annuncia le sofferenze del Signore. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Il cardinale Comastri sottolinea che la vicenda di Giuda lascia l'amaro in bocca, non solo perché è un episodio in sé ripugnante, ma anche perché è un episodio che può ripetersi. Ognuno di noi, infatti, può diventare Giuda, e lo sappiamo bene, esclama. Quello che colpisce di Giuda è la falsità e l'ipocrisia di chi vive accanto a Gesù. È terribile, è ripugnante. Come si può arrivare a un tale livello di falsità? Eppure è accaduto e può ancora accadere. Ricordiamoci bene, infatti, che quando una persona è cattiva nel cuore e resta lucidamente nella cattiveria, non vede più nulla, è cieca, è sfrontata, è bugiarda, precipita di male in male, perché ogni briciola di cattiveria è una porta aperta a Satana. E Satana ne approfitta decisamente per impregnarci della sua falsità. Gesù l'ha chiamato il menzognero. La storia umana, ha affermato il cardinale Comastri, è profondamente malata e sconvolta. Ebbene, dentro questa storia violenta e impazzita, perché si è allontanata da Dio, c'è un punto, un solo punto, da cui parte il risanamento. C'è un punto che contiene un'infinita potenza di amore e una forza inesauribile di rinnovamento. Questo punto di luce e di salvezza è la passione e la morte di Cristo. Gesù, infatti, dentro il sangue degli omicidi degli uomini, ha inserito il sangue del martirio, il martirio di Dio fatto uomo.
Ebbene, quell'atto di amore si rende presente in ogni Eucaristia, in ogni altare, e può veramente cambiare la vita di chiunque apra il cuore all'inondazione dell'amore di Dio.